Vettorializza bitmap o strumento Trace Bitmap in Inkscape. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi tratteremo una delle funzioni principali di questo meraviglioso programma. Condividiamo subito il nostro desktop, il nostro programma di grafica vettoriale Inkscape, link in descrizione per il download. Allora ragazzi, strumento Trace Bitmap, cioè vettorializzare le immagini bitmap. Cosa vuol dire? Vuol dire avendo un'immagine normale, raster, JPEG, eccetera, andiamo a creare una serie di tracciati da questa immagine. È una delle funzioni principali di programmi come Inkscape, cioè vettoriale, perché appunto vi vettorializza. Cosa significa? Significa che avendo un'immagine, lui vi crea da questa immagine una serie di tracciati in maniera tale che voi possiate andare poi a ingrandirla o rimpicciolirla infinite volte e non perderà mai di qualità, proprio perché ve la traduce in linee, curve, poligoni. Chiaramente, ragazzi, sarà un'immagine con meno dettagli, sarà un'immagine ovviamente meno bella da vedere, tra virgolette, artisticamente parlando, però avrà questa importantissima caratteristica. Allora, ragazzi, io ho scaricato questa immagine da Pixabay, voi potete scaricare una qualsiasi altra immagine e provare. Perché provare? Perché ragazzi, ovviamente, per acquistare un po' di sensibilità con questo tipo di strumento, ovviamente bisogna fare delle prove e soprattutto il discorso è che non esiste un tipo di tracciamento migliore, come vedremo, ma a seconda della foto che avremo, ci sarà un tipo di tracciamento più adatto, ok? Quindi abbiamo questa immagine di questa bella tigre, ovviamente con il nostro strumento di selezione trasforma oggetti, la andiamo a selezionare, andiamo a prendere le maniglie, le andiamo a riposizionare. Vedete che si può ingrandire o rimpicciolire a piacimento. Anzi, torno con un Ctrl Z, andiamo a chiudere il lucchetto e andiamo proprio a rimpicciolirla in maniera proporzionale. Ok, quindi abbiamo chiuso questo lucchetto. Allora, ragazzi, andiamo su tracciato e andiamo a utilizzare una delle funzioni principali di questo tipo di programma, cioè vettorializza bitmap, crea uno o più tracciati da una bitmap tramite la vettorializzazione. Ok, allora ci spostiamo e andiamo su tracciati, vettorializza bitmap. Allora, ragazzi, ci apre questa finestra. Scansione unica o multicolore? Pixel art la lasciamo per il momento da parte. Allora, scansione unica significa che farà a seconda dell'algoritmo che sceglieremo, farà comunque sempre un'unica scansione, ok? Un'unica scansione dell'immagine e la vettorializzerà. Multicolore significa che invece farà più scansioni della stessa immagine e creerà più tracciati, ok? Quindi questo di base. Allora, su scansione unica, ragazzi, noi abbiamo vari tipi, come vedete, di trace bitmap, cioè di sistema di vettorizzazione. L'algoritmo che usa principalmente è PoTrace, ok? Quindi è un tracciamento automatico, un algoritmo per cui in automatico vi creerà i tracciati dall'immagine. Ovviamente l'alternativa quale sarebbe? Sarebbe quella di andare a creare noi il tracciato, cioè ovviamente avendo utilizzando lo strumento di disegni tracciati e linee dritte, ovviamente dovremo andare noi a fare la vettorializzazione e il tracciato, ok? Chiaramente però spendendo parecchio tempo. In realtà in questo caso questo strumento ci aiuta tantissimo. Quindi andiamo a riselezionarlo e vedete che qua avete l'anteprima in tempo reale, ok? Aggiornamento in tempo reale. Allora, soglia luminosità, ragazzi, andiamo a vederla una per una. Allora, soglia luminosità, ragazzi, ovviamente vi prende in considerazione la luminosità dei pixel, ok? Quindi lì farà tipo una somma del rosso, del verde e del blu per considerarli o bianchi o neri, e di conseguenza lo andrà a tracciare oppure no. Chiaro che avete questa soglia, per cui ovviamente più andrete ad aumentare la soglia, vedete, più l'immagine sarà scura e più lui andrà a tracciare, perché ovviamente considererà bianchi pixel al di sopra di un certo valore, ok? Quindi più alzate la soglia, più vedete che l'immagine si scurisce e andrà ad aumentare i tracciati. Di conseguenza, se vado a diminuire la soglia, vedete che sarà più chiara, ok? E i tracciati e i nodi di conseguenza diminuiranno. Andiamo, proviamo, ovviamente. Ragazzi, qui vedete che avete inverto immagine, vi creerà la stessa cosa, ma in negativo, ovviamente, ok? Vi farà lo stesso progetto, lo stesso algoritmo, ma in negativo. Ok, proviamo a fare, vedete l'aggiornante prima c'è già, e perché abbiamo fatto l'aggiornamento in tempo reale, e andiamo a cliccare su Applica. Vedete che lui in un attimo ci crea questo tracciato che è sopra, lo andiamo a prendere e lo andiamo a spostare e vedete che è già un bel risultato, ok? Perché se noi andiamo a fare un Ctrl Z, un bello zoom, andiamo a vedere che, ecco
è proprio, vedete, è proprio una serie di linee, curve, poligoni che se noi andremo a, ad aumentare o diminuire, comunque rimarrà invariata come qualità, ok? Non avrà mai l'effetto pixel. Ovviamente, ragazzi, se noi andremo qua su modifica tracciate dai nodi, vedete lui cosa ci ha creato? Ci ha creato tutti questi nodi che noi possiamo tranquillamente andare a modificare. Ok, non ci piace questa parte, andiamo a prenderla, andiamo a modificare come più ci piace, vedete? Ovviamente, su tracciati di questo tipo, ovviamente più avete un computer potente meglio è, perché come vedete, se io vado qui e clicco qua, vedete lui cosa ci dice? Tracciato con 5551 nodi, ok? Quindi è un unico oggetto con tutti, un unico tracciato con tutti questi nodi qua, ok? Quindi veramente, veramente, insomma, importante come come tipologia di tracciato. Andiamo a vedere, ragazzi, altri tipi di algoritmi. Ok, se noi vedete, ragazzi, che se io clicco su questo, tengo selezionato questo oggetto e vado qui, perché non mi aggiorna l'anteprima? Perché ovviamente io sto cercando di tracciare un'immagine che è già un'immagine vettoriale, quindi ovviamente non potrà vettorializzare una cosa che lo è già. Torno qui e vedete che infatti mi ritorna l'anteprima. Andiamo a cambiare l'algoritmo. Ovviamente, ragazzi, queste sono opzioni che voi potete andare a modificare. Vedete, macchie, significa ignora le macchie, le piccole macchie nella bitmap. Smussa angoli, smussa gli angoli della vettorizzazione. Ottimizza, prova ad ottimizzare i tracciati unendo segmenti curvi bezier adiacenti. Ovviamente qui potete andare a modificare e a vedere i risultati. Ok, qui, ragazzi, è l'unica a provare a seconda del tipo di immagine che avete e vedere se vediamo, mettiamo ad esempio tutto più o meno a metà, vediamo come viene, applica. Vedete che ovviamente in questo caso vi ha creato un tracciato meno preciso, okay? Perché vi ha veramente reso scura la parte del muso della tigre. Quindi qui dovete andare ovviamente a facciamo cancel, a ovviamente provare. Torniamo, chiudiamo, mettiamo tracciato e vettorializza bitmap. Allora, andiamo a scegliere il rilevamento bordo. Il rilevamento bordo, ragazzi, come agisce l'algoritmo? Praticamente lui troverà le differenze di contrasto, ok? Tra pixel adiacenti. Quindi quando lo troverà, ovviamente, una differenza di contrasto tra pixel adiacenti, andrà a mapparlo. Ovviamente la soglia comporterà il fatto che lui scelga di tracciare pixel adiacente oppure no, ok? E anche in questo caso, ovviamente, qui avete l'anteprima in tempo reale, potete andare ovviamente a giocare, vedete? In questo caso più andate ad aumentare la soglia, più lui vi andrà a alleggerire il tracciato e a renderlo più chiaro. Andiamo più o meno a fare una cosa di questo tipo, facciamo applica, andiamo a prendere, lo andiamo a spostare, vedete che ci ha creato un tracciato di questo tipo, ad esempio. Anche interessante volendo, ok? Andiamo a, torniamo ovviamente sulla nostra tigre, sono sempre scansioni singole queste, ragazzi, quindi solo diciamo una scansione, un'unica scansione per creare i tracciati dell'oggetto vettorializzato, ok? Quantizzazione colore, ragazzi, invece in questo caso prenderà in considerazione non più la luminosità o il contrasto, ma proprio la differenza di colore, ok? Quindi se ci sarà una differenza di colore anche a parità di luminosità e contrasto e pixel adiacenti, lui andrà a tracciare. Anche qui ovviamente avremo il numero, ok? Della tipologia, del numero dei colori che lui andrà a prendere in considerazione nella unica scansione che farà. Ovviamente vedete che se io vado ad aumentare, lui mi cambierà ovviamente sensibilmente la tipologia del tracciato, ok? A volte addirittura mi toglierà lo sfondo, come vedete. Quindi è veramente da provare. Proviamo con 6 colori, anzi 6 forse è troppo. Proviamo con 6 colori. Applica, andiamo a vedere cosa ci ha creato, andiamo a prendere e andiamo a spostare. E vedete che ci ha creato questo interessante, quest'altro interessante, subito per il volto, quest'altro interessante oggetto vettoriale. Li mettiamo tutti qua, così abbiamo le varie differenze, ok? Per il momento forse la prima, quella della soglia di luminosità, è probabilmente la più interessante, ok? Andiamo a vedere, ragazzi, invece il discorso del, vabbè, autotrace, anche qui possiamo provare, andiamo a fare un'applica. In questo caso vedete che ci ha
creato un effetto interessante con questa. Con questa colorazione, ok, quindi è andato a prendere ovviamente il colore marrone, è andato ad applicare a vario tracciato, che questo direi carina come vettorizzazione. Andiamo ragazzi sulle scansioni multiple. Ovviamente una cosa che non vedete ragazzi, io posso andare su ovviamente questo tracciato e andargli a cambiare ovviamente la colorazione, ok, quindi il riempimento del tracciato, cosa interessante che se voglio fare magari dei loghi ovviamente lo posso fare e posso andare tra l'altro anche cose che non vi ho detto, posso andare anche ad unire le varie scansioni, questo ovviamente in maniera più ovviamente è già una cosa un po' più particolare adesso qui. Ecco così, tipo, io posso andare, anche se qui l'effetto magari non è eccelso, però io posso andare a fare una cosa di questo genere, cioè unire più tracciati e andare a vedere l'effetto che fa, ok? E rimarrà sempre un oggetto vettoriale, ok? Magari farò così, li andrò a prendere tutti e due e andrò a fare un tracciato come abbiamo già visto, unione, ok? Io torno indietro con Ctrl Z e questo lo ripristino, ok? Quindi ragazzi, magari facciamolo blu. Quindi ragazzi, andiamo a vedere i passaggi, la vettorializzazione su multiple scan, quindi su multicolore. Quindi ragazzi, andando invece sulla scansione multicolore, vuol dire che lui farà più scansioni per la stessa immagine. Ok, quindi se noi andiamo a prendere la nostra immagine della tigre e andiamo su passaggi luminosità, andiamo a dirgli quante scansioni fare, ok? Il numero voluto di scansioni. Andiamo a fare un 4 scansioni, ad esempio. Chiaramente più ci saranno scansioni, più ci saranno tracciati, più verranno impiegate le risorse del PC, ok? Aggiorniamo l'anteprima, che è in tempo reale, facciamo applica. In questo caso, ragazzi, andiamo a prendere e andremo a spostarci. E vedete che ci ha creato questa parte, probabilmente poi bisognerà giocare anche con le varie opzioni. E in questo caso vedete che con i passaggi, con le multitraccia, con le multiscansioni, facciamo uno zoom out, avremo ovviamente queste tre nuove opzioni. Applica l'effetto Gaussian Blur alla bitmap prima di vettorializzare. Impilate, cioè fa delle scansioni della pila verticale, senza interruzioni, invece che in serie, ok? Che sono solitamente con delle interruzioni, quindi più preciso. Rimuovi sfondo, ovviamente rimuovi l'ultimo livello che è quello sfondo quando finito. Anche in questo caso non è precisissima la cosa, a seconda del tipo di immagine ovviamente viene più o meno bene la rimozione dello sfondo, che come abbiamo visto probabilmente è più precisa se facciamo altri tipi di operazione. Ho fatto già un video che spiega molto bene come rimuovere lo sfondo dalle immagini con Inkscape e vi metto il link qui in alto a destra. Comunque lasciamo rimuovi sfondo e andiamo ovviamente poi a giocare con le macchie, smussangle, ottimizza come abbiamo già visto. Andiamo ragazzi a fare i colori. Questo è molto interessante perché vi prende in considerazione i colori, ok? Quindi le variazioni di colore. E qui abbiamo sempre l'aggiornamento in tempo reale. E andiamo per esempio a prendere 8 colori, ok? Andiamo a fare un'applica. E vedete che lui ci ha sempre vettorializzato questo tipo di immagine. La cosa bella, ragazzi, è che voi in questo caso vedete se io ho questo oggetto selezionato, lui cosa mi dice qua sotto? Mi dice gruppo di 7 oggetti. Perché? Perché ovviamente io ho fatto 8 scansioni, quindi per ogni scansione, ovviamente il bianco non me la calcolo come oggetto, mi ha creato quindi 7 oggetti diversi con 7 scansioni, ok? Quindi se io faccio infatti un oggetto dividi, ok? Vedete che lui mi crea proprio questo, mi fa vedere proprio le varie scansioni e se io clicco su maiuscolo ad esempio e su un oggetto, vedete che io posso andare proprio a separare, vedete, posso andare a separare le varie scansioni di colore, vedete, e posso andare a lavorarle se voglio, anche singolarmente, ok? E posso creare ovviamente delle belle, ovviamente questa è un'immagine anche un po' complicata, ragazzi. Voi dovete pensare a queste tipologie di lavoro su magari su loghi, su immagini più stilizzate, e lì veramente potete andare a fare delle bellissime cose, ok? Torniamo sulla nostra immagine raster della tigre, magari togliamo questa parte di oggetti, ok?
Ok, così puliamo un po' l'immagine. Torniamo sulla nostra immagine raster della tigre e andiamo a fare anche una multiscansione di grigi, ad esempio. In questo caso, magari, vedete, possiamo andare a... Proviamo a fare un 12, ok? Una scansione di 12 sfumature di grigio e andiamo a fare un bel applica. Andiamo a vedere cosa succede. Ci metterà ovviamente un po', l'andiamo a prendere, andiamo a spostare. Vedete che ci ha creato questa tipologia di vettorializzazione. Andiamo a vedere, andiamo a fare la stessa tipologia di scansione ma con meno numero di scansioni, ad esempio con un 3. Ovviamente clicchiamo sulla nostra immagine e andiamo a fare un applica. Ovviamente sarà molto più veloce, l'andiamo a prendere e vedete che ci ha creato questa bella vettorializzazione. Vedete, abbiamo visto che con più scansioni ci andava ovviamente a togliere a renderci meno preciso in quel caso lì con questo tipo di immagine. Abbiamo ridotto il numero di scansioni e vedete che lui ci ha fatto una vettorializzazione più precisa. Se io vado, vedete, gruppo di due oggetti, ovviamente perché io ho fatto tre scansioni, vado a fare un oggetto dividi e vedete che lui mi divide. Vedete che con questi rettangoli, vedete, mi ha diviso i vari oggetti. Io posso prenderne uno, ad esempio, e vedete che vado a spostare. Ok? Andiamo, ragazzi, a aprire di nuovo, apri recenti, su una nuova immagine, in modo da averla pulita, in modo che lavoriamo con un oggetto più pulito. E volevo farvi vedere quest'altra opzione. Ok, andiamo così con il nostro lucchetto. Ok, andiamo a sempre con il nostro tracciato e vettorializza bit, ma voglio farvi vedere una funzione molto interessante. Torniamo alla scansione unica, il tracciamento assistito dell'utente. Se io vado su tracciamento assistito dell'utente, lui mi dice copri aree che vuoi selezionare con un oggetto riempito, quindi seleziono entrambi gli oggetti. Andiamo a prendere il nostro quadrato e andiamo a prendere tutta la tigre, ok? Coprire tutta la tigre senza lo sfondo. Selezioniamo il nostro rettangolo, selezioniamo anche il nostro oggetto da vettorializzare e vedete che lui mi ha preso in considerazione solamente il corpo della tigre. Andiamo a fare un applica. Lui mi ha creato, mi sta vettorializzando. Ok, io vado a prendere il nostro quadrato, lo cancello e ora vado a prendere il nostro tracciato solamente della tigre. Quindi abbiamo fatto una sorta come di scontornamento, cioè solamente di vettorizzazione parziale dell'immagine. Ok ragazzi, credo di aver fatto una panoramica abbastanza esaustiva su il strumento AutoTrace, una scansione unica e scansione multicolore, che ci viene in grosso aiuto soprattutto in particolari tipi di immagine, magari quando dobbiamo creare ad esempio dei loghi, viene da pensare, no? La primissima utilizzazione quindi di immagini vettoriali. E quindi ovviamente la cosa da tenere presente è sempre che vale sempre il principio della prova, cioè non esiste un'immagine in cui vada sempre bene un particolare tipo di tracciamento, ma bisogna provare i vari tipi di algoritmi di tracciamento, quindi fare delle prove per vedere quale è il risultato che maggiormente ci soddisfa. Bene ragazzi, per questo video è tutto, spero che possa essere stato d'aiuto, vi invito a venirmi a trovare sul mio profilo Instagram vero_academy e noi ragazzi come sempre ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.